50 anni della storia calabrese di Francesco, dalla costruzione dell'Ordine dei Minimi fino al viaggio in Francia, raccontati in un musical dal ritmo classico e moderno che andrà in scena in anteprima nazionale a Rendano il prossimo 2 aprile. Francesco De Paula, l'opera, è uno spettacolo multimediale che vede la presenza di un nutrito cast di attori. Le immagini che sono tutte riprese anche da quadri dei pittori dell'epoca, il corpo di ballo che entra nella storia, sono le anime dannate insieme al demonio, sono gli angeli del sogno di Francesco legato appunto all'arcangelo Michele, sono i personaggi che incontriamo nella piazza di Napoli. La rappresentazione ideata dal maestro Francesco Perri e diretta dal regista Marco Simeoli vuole celebrare il 600° anniversario dalla nascita di San Francesco di Paola, santo protettore dei figli di Calabria. All'interno dell'opera religiosa, l'elemento emotivo viene rappresentato dalla forza della musica. Il coro, che sarà elemento, diciamo, di apporto emotivo nei momenti più importanti, i miracoli di Francesco, soprattutto quello molto emozionante che chiude il primo tempo, che il momento in cui Francesco ridà vita al nipote Nicola. Rossana Muraca per la CNews 24.